L'articolo 62 costituisce una delle innovazioni più profonde che la nostra amministrazione, sia a livello di amministrazione centrale che periferica, sta cercando di attuare e di introdurre nel sistema agricolo alimentare. Con questa norma noi intendiamo fondamentalmente ridurre i tempi di pagamento che nella filiera agricola e alimentare rasenta veramente a volte dei valori impossibili. Pagamenti che fino ad oggi sono stati, a volte hanno toccato punte dei 270-300 giorni, ci proponiamo di portarli a una media di 60-80 giorni. Questo che cosa significa? Significa che le imprese, quando questa norma entrerà in funzione e comincerà a sortire i suoi effetti, sicuramente avranno dei benefici in termini di flussi di cassa, in termini di maggiore disponibilità finanziaria. È una norma che è finalizzata a incidere profondamente quello che è anche il rapporto tra, non solo tra acquirenti e fornitori, quindi tra venditori e acquirenti, ma soprattutto anche nel rapporto tra le imprese con il sistema creditizio. L'aumento dei flussi di cassa delle aziende dovrà domani sortire un profondo beneficio, che è quello di avere e di ridurre i costi per le spese, per l'accesso al credito, per gli oneri passivi, che molte aziende cominciano a toccare punte del 7-8%, fino ad erodere completamente quello che è l'utile di gestione e l'utile operativo di molte aziende. Questo è il vero obiettivo che ci proponiamo, e se da qui a 2-3 anni, monitorando l'applicazione di questa norma, riusciremo a verificare che c'è stata effettivamente una riduzione dei tempi di pagamento, sicuramente avremo raggiunto il nostro obiettivo.